Il restauratore credo che sia una buona unione sia di storie per quanto riguarda le storie di puntata che di filo conduttore di una storia poi che va avanti durante tutta la fiction. Ci sono ovviamente varie situazioni, vari siparietti, diciamo, anche a volte ironici, di commedia, ci sono anche momenti comunque di grande intensità, di emozione anche fra me e Lando Buzzanca, di questa storia che poi vi racconteremo. Di questa serie mi ha affascinato molto il mio personaggio, nel senso che comunque Maddalena Fabbri, questa restauratrice, ha una vita un po' particolare perché non è mai riuscita a concretizzare niente a livello sentimentale, perché non ha una storia ben definita, fa l'amante di un uomo da 10 anni. Professionalmente molto appagata perché è una restauratrice di successo e in effetti l'arte del restauro è la sua linfa, è la sua benzina, è tutto per lei. Come tutte le donne molto concentrate sul lavoro, poi tutta quella che è la vita privata, quindi le amicizie, i rapporti, vengono purtroppo un po' trascurati. Ma io a Belgrado mi sono trovata molto bene. La fortuna, secondo me, e comunque il successo del dietro le quinte, del backstage di questo lavoro, è che eravamo veramente un bellissimo gruppo, siamo un bellissimo gruppo, fra tutti i reparti, con la regia, con la produzione, fra noi attori, trucco, capelli, e questo è importante, perché comunque quando si è fuori casa, se si riesce a costruire una bella unione, credo che sia la cosa più importante. E anche i momenti in cui non si lavora si tende a cercarsi, e questo poi secondo me fa sì che anche il lavoro riesca meglio. Io e Maddalena siamo molto toste, e in questo forse è stato semplice quando si trattava di andare proprio a cercare su alcune scene la sua testardaggine o comunque la sua concretezza. E ovviamente, come tutti i caratteri molto forti, ha anche dei lati molto sensibili, quindi dei momenti di up e dei grandissimi momenti di down. Ed è stato anche bello poterlo poi ricreare con la recitazione. È una donna che ha comunque bisogno degli altri e ha bisogno tanto di Basilio, ha bisogno d'amore, perché alla fine sì, restaurare l'affresco di Sant'Andrea della Valle le dà grande emozione, però si ritrova a dormire da sola a casa.